Testimoniare non è un dono speciale per solo pochi eletti. Dio desidera che ogni cristiano possa testimoniare, essere luce del mondo, ambasciatore di Cristo e sale della terra. Dio, nel chiamarci a testimoniare e a servire, ci equipaggia con doni spirituali per ciascun credente. Dio qualifica tutti quelli che chiama. Il servizio svolto da chi, mettendo da parte l'egoismo, dedica la sua vita, mente e cuore a Dio, ha un valore immenso. Dio ama coinvolgere persone di diversa estrazione, con talenti diversi, ama trasmettere loro doni per il servizio. Non è un club con persone dello stesso ambiente che pensano tutte allo stesso modo. È un movimento dinamico di persone con abilità differenti, unite nel loro amore per Cristo e per le Scritture e impegnate a condividere il suo amore e la verità. Consideriamo l'esempio del corpo umano. Anche le parti più piccole hanno un ruolo cruciale. Pensate alle ciglia. Sembrano insignificanti, ma immaginiamo di non averle. Le particelle di polvere offuscherebbero la nostra vista e le conseguenze potrebbero causare danni irreversibili. Anche la persona apparentemente più insignificante è parte essenziale del corpo di Cristo e ha ricevuto dei doni dallo Spirito Santo. Quando dedicheremo completamente questi doni a Dio, faremo la differenza. Una differenza dagli effetti eterni. La Bibbia è chiara. Dio ha un incarico speciale per ciascuno di noi. I talenti spirituali ricevuti alimentano, rafforzano e uniscono la Chiesa nel portare la buona notizia della salvezza al mondo. Forse ti starai chiedendo se c'è una relazione tra i doni spirituali e i talenti naturali. I doni spirituali sono qualità date dallo Spirito Santo a ciascun credente al fine di prepararlo per un ministero e servizio speciale rivolto al prossimo. Possono includere talenti naturali che santifichiamo al servizio di Cristo. Tutti i doni naturali provengono da Dio, ma non tutti sono usati al suo servizio. Quando siamo battezzati di acqua e di Spirito, riceviamo i doni dello Spirito. Nel dedicarci a Dio e domandargli di guidarci nella missione, Dio ci mostra qual è il nostro dono. Quando liberiamo il nostro cuore dall'egocentrismo e servire Gesù diventa nostra priorità, lo Spirito ci guida nell'utilizzo dei doni spirituali. Chiedi umilmente a Dio di rivelarti in quale settore della missione potresti collaborare e lasciati coinvolgere. È così che i tuoi doni cresceranno e servirai Gesù con gioia.